Tutti, bentornati sul mio canale. Finalmente mi vedo un po' abbronzata nei limiti dell'abbronzatura perché sapete che sono molto bianca perché sono finalmente tornata dalle vacanze. Mi scuso per non essere stata presente sul canale per 10 giorni, ma ovviamente ero in ferie e non ho voluto caricare video in questo periodo, volevo dedicarmi interamente alle ferie. Vedrete però qualche video, avete visto sicuramente un video dal giorno che sono tornata dalle ferie, quindi dal 17, che avevo caricato prima, mentre questo è il primissimo video che io carico da quando sono tornata. Questo, come vedete dal fatto che non ho trucco e ho il cerchietto, è un video in cui ci trucchiamo insieme ed è un video della serie Le mie palette. È però un video molto particolare perché è in collaborazione con una ragazza carinissima che si chiama Luisa del canale, aspettate che non voglio sbagliarmi a dirlo, Diario di una mamma 85. E lei spazia da appunto le cose che riguardano l'essere mamma, la sua vita normale, ma soprattutto anche di make-up. È una ragazza bravissima che quindi ci tengo a supportare, ci supportiamo a vicenda. Quindi questo video è in collaborazione. Di che si tratta? Si tratta di parlare di una palette che è la Sunset di Natasha Denona, quindi questa signora palette. Quindi, come al solito, descrizione della palette, make-up, considerazioni finali. Ma la cosa molto interessante è che sia io che lei, appunto, andremo a parlarvi di questa palette e a realizzare con essa un make-up. Quindi vi consiglio solamente di andare sotto nel suo canale, iscrivervi. Ovviamente vi lascio sia nell'info box che nella descrizione il link al suo canale e di andare a vedere il video per scoprire lei che make-up avrà realizzato. Detto questo, partiamo subito. La palette in questione è questa, è una palette di Natasha Denona del formato classico, è appunto la celeberrima Sunset che si presenta così, ha lo specchio, ha la plastichina con i nomi e ha questo popò di colori meravigliosi. Inoltre, mi sembra che su Sephora sia ancora disponibile e sia anche in offerta, quindi se non l'avete vi dico già andate a prenderla. Ora partiamo come al solito con gli swatch. Questi sono i primi quattro colori. Aspettate che prendo una salvietta così li pulisco. È una palette che ha un po' tutti i finish, quindi colori matte, colori shimmer, sicuramente, come vedete, dai toni caldi. Proseguiamo. Qui gli altri colori. Ho sottolineato qualche colore, mi sa. 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Infatti, ne avevo saltato uno. Tutti sono una passata, eh? Però capiate. Infine, gli ultimi 4. Ci sono anche dei duochrome molto interessanti. E ora, eccoli qua. Questi sono tutti i colori e ora li metteremo insieme alla prova. Allora, pulisco dagli swatch e vado come sempre a mettere un primer perché io non realizzo mai un make-up occhi senza il primer e andrò ad utilizzare l'HD di NYX come sempre. Questo per dare appunto, quando vi faccio questo tipo di video, specialmente dare a tutti le stesse possibilità, quindi utilizzo sempre gli stessi primer. In modo che abbiano tutte le stesse possibilità di performare, quindi se non performano la colpa è della palette. Ok, prendo come al solito un velo di cipria, se ce la posso fare, ed è sempre la mia amatissima Secret Brightening Powder di Laura Mercier, che è specifica per il contorno occhi. Ora che abbiamo una tela perfetta, possiamo partire. Mi avvicino un pochino. Partiamo. Sinceramente non so che trucco andrò a realizzare, non mi sono preparata niente. Ah, una cosa che ci tenevo a dirvi della palette di Natasha Denona è che questa cosa secondo me è fighissima. Non è vero, non c'è più. Una volta le facevano delusione, con le cialde che si toglievano, credevo anche questa, invece no. Vabbè, come non detto, ero convinta che questa lo fosse. Vabbè, comunque sì, andiamo avanti e prendiamo un pennello.
Prendo il pennello di Morphe Brush Acrylic, il GIH 37, calcolate che sto morendo di caldo, quindi lo faccio solo per voi, e parto con questo colorino più chiaro. Lo vado a mettere nella piega. Come vedete, il kickback c'è ed è anche abbastanza importante. Vediamo se riesco a guardarmi qui. Ok, d'inverno questo colore va benissimo come colore di transizione. Ora che seppur poco ho preso del sole. Spero che lo vediate, praticamente è il cuore della mia pelle, quindi non va bene. E quindi andrò con questo arancione qua. Ok, ora ci siamo. Ora abbiamo del colore. Prendo un pennello più ampio, è sempre di Morphe, sempre per Jacqueline, del GIH 30, e vado col colore di prima troppo chiaro a sfumare i contorni per dare un effetto molto più diffuso alla sfumatura. E vado un po' ad intensificare invece vicino alla piega con l'arancione. Ok, adesso vado nella parte esterna dell'occhio. In questo caso prendo un pennello di Jessup del 2226, cioè il 226, e vado con il colore marrone più scuro che andrò a mettere all'angolo esterno. Come faccio sempre, parto dalla rima inferiore e salgo. Come vedete mi ha fatto fallout. E mi fermo tipo qua, vado anche un po' sotto. Ok. Prendo il pennello con l'arancione e sfumo il tutto. So che ci siamo, mi pulisco anche dal fallout. Tanto non ho la base fatta come al solito. Per questi video non lo faccio mai perché voglio che se c'è fallout si veda. Faccio la stessa cosa ovviamente di qua. E ora vado a ridare intensità mantenendomi però più internamente. Parto da qui e picchietto più che sfumare, vedete? Questo sarà il mio punto massimo di intensità. Ok, a questo punto con un altro pennello vado a prendere questo colore qui e lo vado a mettere su quasi tutto l'occhio, mantengo solo l'ultima parte dell'occhio libera. Per ora, quindi, sto utilizzando soltanto colori matte. Poi, ovviamente, andrò di shimmer, però voglio avere una base abbastanza scura. Ora, con quale shimmer giocare? Non ne ho idea. Adesso me li sfaccio un attimo per capire quale. Sì, se li sfaccio così non capisco. Ci fate caso.
Allora, vediamo un attimo. Piacerebbe poter chiedere a voi che make-up vorreste vedere. Allora, sicuramente utilizzerò questo perché mi interessa molto perché è duochrome. E quindi intanto facciamo che parto con questo e lo metto proprio più qua esternamente. Mi mantengo diciamo da metà e lo tiro un po' verso la fine, ma non troppo, cioè non fino in fondo, così. Vorrei farvi notare che anche senza dito l'effetto brillante c'è. Ora andremo comunque a fare la prova col dito. Ovviamente col dito, lo vedete da soli che la performance è maggiore rispetto a quest'altra. E non c'è il dito. Ok. E poi vado nella prima parte. Parte, ma non proprio all'angolo interno, con non so quale mettere, sinceramente. Credo che andrò con questo qui, che anche questo mi sembra un duochrome. Sì, decisamente lo è. Diciamo che sulla stessa linea, però questo è più chiaro. E decisamente questo non ha neanche bisogno del dito, è molto più brillante. Vedete? Vado comunque anche col dito. E decisamente anche qui ovviamente la perla si fa vedere di più. E riprendo un po' del colore di prima perché voglio fonderli insieme perché voglio che primeggi questo più scuro. Ok, infine vado nella primissima parte con questo ora più chiaro. E anche qui vedo la differenza col dito. E poi rivado con il colore, quello intermedio, per sfumare i due e per non avere un effetto troppo chiaro, cioè del chiaro troppo diffuso. Ok, riprendo il pennello dove avevo l'arancione, quello più piccolo, e vado un po' a sfumare nella piega. E voilà. E ora riprendo il marrone scuro e vado un po' a intensificare l'angolo esterno. Dapprima sempre ringhiettando e poi sfumando con il colore aranciato duochrome. Ovviamente di qua la stessa cosa. Ok. Ok. Ora, nella parte inferiore, innanzitutto mi pulisco da questo shampoo di Fallout. Vado un make up decisamente molto estivo, direi. Ma del resto con la Sunset ci sta. Ci sta anche in questa stagione. Allora, nella parte inferiore andrò. Non so se andare con questo o con questo. Ho detto. Sono molto, molto simile. Ok.
Andrò con questo marrone scuro e caldo. Anzi, facciamo che uso questo, così provo anche questo. E mi fermo quasi, cioè diciamo fino a qui. Considerate che qua in fondo ho già il marrone scuro, quindi che lascio, vado soltanto a sfumare con questo marrone e faccio la stessa cosa di qua. Vado ad intensificare il marrone scuro che ho sotto, ma lo vado ad intensificare con quest'altro marrone, in modo che così usiamo quasi tutti i colori della paletta. Ok, e questo è decisamente più caldo rispetto a quest'altro. Si vede anche in panna, direi. E non mi dispiace, forse ne andrò a mettere un pochino anche di sopra. Procedimento lo stesso di prima, quando metto lo scuro poi comunque vado a uniformare col chiaro in modo che non ci siano bruschi stacchi. Ok, sfumo un po'. Ok, dopodiché nella prima parte vado a mettere questo colore qui. Ok, ancora non l'avevamo provato. Ok, guardate quanto è brillante, lo sto applicando col dito. Vorrei metterlo. Se voglio, sto applicando col pennello. Vorrei provarlo con le dita, però non ho un dito così fino. Vabbè, ci provo. Infatti è sceso troppo giù. Ora andiamo a pulire. Ok. Ora quel pennello, quello con la sfumatura grande, senza aggiungere altro prodotto, vado proprio a pulire ulteriormente la sfumatura. E vado poi a ripulire ulteriormente con il pennello con cui ho applicato la cipria. Ok, nell'angolo interno vado a mettere questo colore chiaro. Che a mio avviso stonicchia un po', o no? Ora lo andrò sicuramente ad alleggerire perché è veramente molto sbavabum. Però secondo me è un po' troppo freddo, devo dire. Lo sto sfumando un po' con un pennello pulito. Così è molto meglio, però io l'avrei fatto un po' più caldo, secondo me. Ok, termino il make-up, ci vediamo alla fine con le considerazioni finali. Eccomi qua con il make-up finito, molto glow, molto estivo, come vedete. E allora vi faccio ben vedere il make-up occhi, scusate se aspetta la luce, che poi è lo stesso, cioè ho soltanto messo un po' di matita nera nell'occhio, fatto le sopracciglia e messo il mascara e poi il resto del make-up che l'ho fatto molto estivo, quello e effetto bronzing. Sulle labbra semplicemente gloss fassi di Fenty Beauty. Vi faccio vedere meglio che posso il make-up. Allora, che cosa dire quindi di questa palette? Allora, gli ombretti sono abbastanza polverosi, però come avete visto la pigmentazione è assolutamente molto buona, la sfumabilità anche. I colori, c'è un bel range colori sia di matte che di shimmer. Ci sono anche dei due cromi molto interessanti. Ovviamente è una palette tematica, quindi rimane tutta sui toni di appunto del tramonto. E ci sono molti colori simili, per esempio questo e questo. Già così sfido a vedere la differenza, sull'occhio sono praticamente identici.
Oppure anche questi marroni che visti così magari possono apparire anche abbastanza diversi, ma vi assicuro che poi sull'occhio tutta questa differenza non c'è. Però nel complesso è sicuramente un'ottima palette che vi permette appunto di realizzare dei make-up anche molto diversi, perché per esempio con questa palette mi vengono anche degli smoky molto interessanti. Potete giocare più sul rosso, più sull'arancio, però insomma rimanendo sempre in questa gamma cromatica, indubbiamente. Quindi ve la consiglio, sì, assolutamente ve la consiglio, come rapporto guida-prezzo è assolutamente molto molto interessante. Ha dei colori particolari come questi due per esempio, che io spero voi vediate quanto sono due crom, che poi sono quelli con cui ho realizzato il make-up. E assolutamente non si trovano colori del genere. E considerate che questa palette è molto costosa, anche se spesso si trova in saldo, per esempio adesso. Cercatela che sicuramente la trovate, anche da Sephora mi sembra che sia in saldo. Ma anche a prezzo pieno, in realtà, come almeno ho preso io, è comunque molto conveniente, perché come grammatura è assolutamente una grande grammatura. Non so se qua c'è scritto. Sì, ogni cialda è da 2,5 grammi, quindi è assolutamente molto grande. E vi dura quindi tantissimo. Questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto passate dalla mia amica Luisa. Vi lascio sempre sia nella descrizione che nell'info box il link al suo canale, perché anche lei vi dirà cosa ne pensa di questa palette. Non ci siamo mai d'accordo né sulle opinioni né sul make-up da realizzare, quindi sarà molto interessante vedere se lei condivide il mio pensiero su questa palette e soprattutto che make-up andrà a realizzare. Un bacione, alla prossima!